7:20, buongiorno. 7:20 in Piazza Duomo. Comunque, adesso che sole 7:30, non è proprio attiva la città, Dobbiamo qua trovare un bar aperto, per dire. Spesso l'Italia, insomma, più o meno i bar almeno alle 6. Penso che quasi tutti quelli che fanno colazione aprano alle 6. Toh, 7. Qua sembra di no. Ecco, questo invece non molla un cazzo. Costretto. Il più antico ponte trasportatore del mondo. Costruito nel 1893 e progettato da Alberto Palacio, allievo di Gustave Eiffel. Chiaramente quello della Torre Eiffel, per capirci. Un minuto e mezzo ci vuole circa per attraversarlo con la basculante. Lungo 164 metri e ultima cosa dal 2006 è patrimonio dell'UNESCO. Ponte di Vizcaya. Si può anche salire. Stamattina, essendo con la guida, diciamo, con l'escursione, non ci fanno salire perché abbiamo solo 20 minuti di stop. Anche per una sola persona. Un'altra prospettiva. Bungee jumping. Teoricamente è aperto 24 ore su 24 per il trasporto. Proprietà privata sto castello, la guida dice probabilmente proprietario russo. Stiamo andando a San Juan de Gazze Lugace, un'isola della Biscaglia collegata alla terraferma da un ponte del XIV secolo, famoso per essere stata un po' l'ambientazione di una puntata del Trono di Spade. Non c'è proprio un castello Dragonstone. In cima, eccolo lì, non c'è il castello di Dragonstone, ma un eremo. Posto di difficile accesso solitamente per eremiti o anacoreti che si ritirano o si ritiravano. Questo eramo. Eremiti o anacoreti che si ritirano a vita religiosa o comunque si autoescludono dalla società. Raggiungibile da 230 e passi scalini.
leggenda vuole che scalati tutti, arrivati in cima, diciamo, si suoni tre volte una campana e si esprima un desiderio. In pratica la spiaggia e la scalinata sono diventate Dragonstone, la settima stagione di Game of Thrones. Croce del drago. But it's so new. Remember, Baker, when you are on the car.